Che c'è di male negli Slayer? Beh, in realtà un po' tutto, però hanno anche dei difetti. Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Stavo vedendo che l'ultimo video risalente ai personaggi leggendari è quello dei Pantera e non pensavo fosse stato pubblicato 4 mesi fa. È passato un sacco di tempo e niente, oggi torniamo finalmente a aggiornare la playlist di personaggi leggendari, ovvero dei personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica, del metal in particolare. Oggi, come avete visto dal titolo, come potete vedere, parliamo degli Slayer, un gruppo immenso, se così vogliamo dire, i Four Horsemen del thrash metal. E qualsiasi cosa io abbia da dire riguardante questo gruppo è veramente riduttiva. Fatto sta che voglio ripercorrere con voi la carriera degli Slayer, appunto perché voglio dare giustizia a questo gruppo. Ho deciso di dividere tutto quanto in più parti perché effettivamente mi rendo conto che parlare degli Slayer in un solo video verrebbe fuori una cosa di un'ora e più. Per cui questa volta, come il video su Chuck Schuldiner, lo dividerò in più parti. Fatto sta che oggi andiamo a parlare dei primi 4 album degli Slayer, almeno. Però ne parliamo per bene. Non, diciamo che questa volta ho fatto delle ricerche molto mirate e questa volta viene fuori veramente un bel video. Fatto sta, piccola introduzione prima di partire, so che a alcuni non fregherà quasi niente, però diciamo che questa settimana l'ho voluta prendere tra molte virgolette di riposo, tra molte virgolette solamente perché effettivamente voi magari non avete visto un video, però ho lavorato come veramente, non lo so, ho lavorato un sacco perché ho fatto un video che vi lascerò in descrizione se lo volete andare a vedere. Per quanto riguarda The Shield of Wrestling, sono andato con loro a vedere uno show di wrestling italiano, uno show della IWA, e siccome ho fatto le riprese io e ho fatto montaggio e quant'altro, ho voluto curarlo nei minimi dettagli perché effettivamente questo era un lavoro che mi ha dato veramente tanta tanta soddisfazione e ho voluto dedicargli parecchio tempo. Se lo volete vedere ve lo lascio in descrizione, è veramente un bel video. Sono veramente contento di quello che ho fatto e dei passi da gigante che sto facendo. E questo video poi lo sto montando l'ho montato diciamo la settimana scorsa e lo sto registrando la settimana scorsa, voi lo vedete questo giovedì oggi, però io lo sto montando la settimana scorsa, per cui effettivamente è successo di questo. Detto questo, ultima cosa prima di partire, in questi giorni sono andato anche al Traffic Live Club tipo 3 volte. Sono andato a vedere i Durwin, sono andato a vedere la serata Death Metal e i Linkin Party. Mi troverete il 7 aprile agli Arachidi for the Sky, sempre al Traffic Live Club a Roma, quindi se ci siete battete un colpo e mi ci trovate, perché quella serata non è per niente da perdere. Tra l'altro ci ho fatto il video sugli Arachidi for the Sky, andatevela a recuperare se vi interessa, così almeno fate in tempo anche a conoscerli e a venire. Detto questo, signori, il tutto ovviamente ho fatto vedere tutto su Instagram, per cui se non mi seguite, seguitemi anche su Instagram, così potete vedere, anche se non ci siete, come vanno le serate. Detto questo, signori, si parte e cominciamo con la storia di questo gruppo immenso. Questa storia inizia nel 1981 a Los Angeles.
Il signor King, il padre di Gary, intendiamoci, propone al figlio di iniziare karate oppure di suonare uno strumento musicale. In poche parole, il signor King vuole che suo figlio si tenga lontano dai guai. King incontrò quindi Jeff Hanneman. L'incontro tra i due fu fortuito. King, per caso, lo sentì suonare con alcuni suoi amici. Dopo essersi conosciuti, i due chitarristi, assieme al batterista di Hanneman, provarono alcuni pezzi di Judas Priest e degli Iron Maiden. Poco tempo dopo, King propose ad Hanneman di fondare un gruppo, ottenendo una risposta positiva. Hanneman era anche un grande ammiratore dell'hardcore punk e i suoi gusti musicali contribuirono a formare lo stile del quartetto californiano. Successivamente King contattò il bassista Tom Araya, con il quale aveva già suonato in un gruppo chiamato Quiz. L'ultimo ad arrivare fu Dave Lombardo, ex batterista di Escape e Sabotage, e conobbe King mentre lavorava come fattorino per consegnare le pizze. Completa la formazione, il ruolo del cantante venne affidato appunto a Tom Araya. All'inizio provarono il South Rock dei Lynyrd Skynyrd e pezzi dei loro idoli heavy metal come Judas Priest in primis, optando per brani più ricercati come Steeler e Desert Plains. Serviva solamente un nome a questo punto, ma non un nome normale, uno che incuta terrore. Si decise quindi per Slayer, che potrebbe anche essere l'acronimo di Satan Laughs as You Eternally Root. La prima immagine della band si basava fortemente su tematiche sataniche, includendo pentagrammi, trucco e croci rovesciate. Alcune voci affermano che la band fosse conosciuta precedentemente come Dragon Slayer, omonimo film dell'81, ma furono smentite da Gary King in seguito, che poi affermò: "Non lo siamo mai stati, è solamente un mito che è arrivato fino ad oggi". Direi che come inizio è abbastanza scoppiettante. Vediamo adesso come è stato ideato il logo. Il logo della band è stato disegnato da Dave Lombardo. Ha pensato in una prospettiva di un assassino a come avrebbe scolpito il logo, con un coltello, e poiché è mancino, il logo è inclinato involontariamente a destra. La band è stata notata da Brian Slagle, ex giornalista musicale che aveva recentemente fondato la Metal Blade Records. Impressionato dagli Slayer, ha incontrato la band nel backstage e ha chiesto loro di registrare una canzone originale per la sua prossima compilation Metal Massacre 3. La band accettò e la loro canzone, Aggressive Perfector, fece parlare di sé nell'underground al momento della sua uscita, a metà dell'83, portò Slagle a offrire alla band un contratto discografico con la Metal Blade. Quindi, senza alcun budget di registrazione, la band ha dovuto autofinanziare il suo album di debutto, combinando i risparmi di Araya, che al tempo era impiegato come terapista respiratorio, e il denaro preso in prestito dal padre di Gary King. La band è entrata in studio nel novembre dell'83. L'album è stato pubblicato di corsa, riempiendo gli scaffali 3 settimane dopo che le tracce erano state completate. Show No Mercy, pubblicato nel dicembre dell'83 dalla Metal Blade Records, generò un'enorme popolarità nell'underground per la band. Il gruppo iniziò un tour in un club della California per promuovere l'album. Il tour ha dato alla band ancora più popolarità e le vendite di Show No Mercy alla fine hanno raggiunto più di 20.000 unità negli Stati Uniti e altre 20.000 in tutto il mondo. Beh, che dirvi di Show No Mercy? A parte che effettivamente questo è un album che ho ascoltato poco e niente, però vi posso dire che effettivamente secondo me è ancora un pochino acerbo, però mettiamolo nel contesto del 1983, effettivamente era molto sullo standard thrash metal degli anni 80 e devo dire che già da questo album però possiamo notare che Dave Lombardo è un mostro, cioè poco da fa. Kerry King, incredibile, e Tom Araya come bassista, signori, io l'ho sempre detto, è un mostro, è veramente un mostro. Detto questo, andiamo avanti perché c'è un aneddoto niente male. Nel febbraio del 1984 King si unì brevemente alla nuova band di Dave Mustaine, i Megadeth. Hanneman era preoccupato per la decisione di King, tanto da affermare in un'intervista: "Credo che avremo un nuovo chitarrista".
Mentre Mustaine voleva che King rimanesse su base permanente, King se ne andò dopo 5 spettacoli, affermando che la band di Mustaine si stava prendendo troppo del mio tempo. La scissione causò una spaccatura tra King e Mustaine, che si trasformò in una lunga faida tra le due band. Devo dire che Kerry King nei Megadeth è stata una cosa molto inaspettata anche per me, che effettivamente non conoscevo questa storia. Devo dire che Kerry, nonostante tutto, questo periodo nei Megadeth ha fatto bene non solo a Kerry quanto a Slayer in sé per sé. Quanto poi è stato detto da Kerry King in seguito è che, avendo visto la scena thrash metal di quegli anni più da vicino, ha, diciamo, fatto crescere, se così vogliamo dire, Kerry. Quando è tornato negli Slayer, diciamo che ha fatto togliere il trucco a tutti quanti e ha fatto diventare un gruppo un po' più serio gli Slayer. Detto questo, comunque, sarebbe molto bello approfondire il tutto facendoci un video a parte. Ditemi se vi può interessare, che ve lo porto. Comunque andiamo avanti, perché adesso c'è il Combat Tour dell'84 e c'è tanta di quella carne al fuoco che neanche ve lo immaginate. Nel marzo 1985 gli Slayer iniziarono un tour nazionale con Venom ed Exodus, ottenendo il loro primo home video dal vivo, soprannominato Combat Tour The Ultimate Revenge. Il video presentava riprese dal vivo girate al Club Studio 54. La band ha poi fatto il suo debutto dal vivo in Europa al Levy Sound Festival in Belgio, aprendo per gli UFO. Sempre nel 1985 gli Slayer fecero una tournée e suonarono in spettacoli selezionati con band come Megadeth, Destruction, DRI, Possessed, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo Show No Mercy aveva venduto più di 40.000 copie, il che ha portato la band a tornare in studio a registrare. Nel marzo dell'85 esce il loro secondo album, Hell Awaits. Hell Awaits. Io vi parlo da, non dico da profano, però da quel poco che ho ascoltato degli Slayer, effettivamente questo album, a mio parere, vi parlo sempre a mio parere, anche se l'ho ascoltato poco, questa è l'effettiva consacrazione degli Slayer. Se, diciamo, non erano già esplosi con Show No Mercy, Hell Awaits è veramente un album che li ha consacrati e è praticamente sulla scia di Show No Mercy, però molto migliore sotto molti altri aspetti. Sono migliorati veramente tantissimo, sono veramente, in così poco tempo sono riusciti a migliorare tantissimo, anche parlando della qualità delle registrazioni. Veramente incredibile, è un album assurdo. Durante una data del Combat Tour, Hanneman e Lombardo si trovavano dietro l'autobus dei Venom con Kronos. Ad un certo punto si presentò Tom Araya, totalmente ubriaco, che chiese a loro dove si trovasse il bagno. Kronos gli rispose: qui nella mia bocca. Ed il cantante degli Slayer urinò in testa al leader dei Venom, il quale gli scagliò un pugno in faccia. In seguito all'incidente, Araya fece il resto del tour con un occhio viola. Quanto vorrei che questa storia fosse reale. Allora, questa volta effettivamente non mi sono fermato a Wikipedia, e grazie a Dio, perché sennò ve l'avrei fatta passare come reale, e sono andato a fare un po' di ricerche. In poche parole, Kronos è stato intervistato da una rivista, Classic Rock, nel 2005 o 2006, un attimo che adesso ve lo trovo, 2006 se non sbaglio, e praticamente ci ha riportato quello che è successo effettivamente quella sera. Allora, queste sono le parole di Kronos riguardante quella sera. Questa storia è stata contorta in così tanti modi. Ho sentito dire che Tom Araya ha messo il suo bisello nella... Vabbè. E Tom Araya ha cercato di fottere l'orecchio dell'autista dell'autobus. Ecco la verità. Un concerto è stato annullato.
quindi noi abbiamo lasciato gli Slayer sul nostro autobus perché non avevano un posto dove dormire. Tom si è ubriacato e si è incazzato. Mi sono infastidito, quindi gli ho tirato una testata e l'ho messo fuori combattimento. La mattina dopo è entrato con un occhio nero e si è scusato. Ha detto: scusa, ero fuori servizio. E lui, cioè Kronos, ha risposto: non è un problema, amico, è di metallo. Devo dire che sta storia, nonostante sia quella reale e comunque non faccia ridere come quella in, tra molte virgolette, inventata, distorta, ecco il termine giusto, devo dire che fa ridere anche questa. Anche se devo dire che le dichiarazioni di Dave Lombardo e Kerry King sono diverse. Ora ve le leggo e ne parliamo un pochino. Dave Lombardo afferma, queste sono le sue testuali parole: ricordo che Tom è stato preso a pugni da Kronos, eravamo nel retro dell'autobus a bere, abbiamo martellato, abbiamo menato, insomma. Era la nostra prima volta su un autobus turistico. Ricordo che Tom iniziò il tour con questi stravaganti bus turistici. Alla fine del tour erano in bancarotta e giravano in macchina. Quindi Jeff ed io stavamo bevendo nel retro dell'autobus con Kronos. Entrò Tom fuori di testa, evidentemente ubriaco, e dicendo: devo pisciare, dov'è il bagno in questa cosa? Kronos rispose: proprio qui, nella mia bocca. Tom l'ha preso alla lettera, si è tirato giù i pantaloni e praticamente gli ha pisciato addosso sui capelli. Kronos si alzò, afferrò Tom a raia e gli ha dato un pugno in faccia. Hanno passato il resto della notte incolpandosi a vicenda e Tom ha fatto il resto del tour con un occhio nero. Per quanto riguarda le parole di Kerry King, riguardo questa storia, disse: non riesco ancora a credere che Tom gli abbia pisciato in testa. A quel punto ero tipo holy shit. A questo punto a chi credere dei due? Bella domanda. Se crediamo a Kronos, non è successo questo. Se crediamo a Slayer, è successo. Fatto sta che comunque Tom Araya in entrambe le storie aveva un occhio nero e credo che abbia fatto veramente un tour con un occhio nero. Io adesso non sono andato a recuperare le immagini dei tour, però credo che questo sia un dato di fatto. Io sono propenso nel potrebbe essere successo e diciamo che Kronos l'ha fatto passare come non è successo perché ho paura che mi vergogno un po' di ammettere che sia successo, per cui facciamo finta che non è successo, anche che sembra anche più plausibile la storia di Kronos. Poi effettivamente lascio a voi la decisione. Io non so veramente chi dei due abbia ragione, quindi lasciamo un po' aperta questa cosa. Dopo Hell Awaits, gli Slayer hanno deciso di cambiare etichetta. Rick Rubin della Def Jam Recordings seguiva la loro musica, anche se fino ad allora la sua etichetta aveva collaborato solo con artisti hip hop come LL Cool J e i Beastie Boys. Dave Lombardo, che sapeva del suo interesse, lo contattò con l'aiuto del fotografo Glenn E. Friedman. Quella fu quindi la prima esperienza con una band metal dell'etichetta. Il 1986 vede l'uscita del terzo album in studio, Raining Blood, il primo prodotto con l'ausilio di Rubin, uno dei più grandi dischi della storia del thrash metal. Con questo album il sound degli Slayer divenne ancora più duro ed essenziale, scarno. In confronto ad altri lavori dei colleghi, in quegli anni erano appunto usciti Peace Sells, Who's Buying, dei Megadeth e Master of Puppets, è molto più veloce e brutale. La rivista Kerrang lo definì l'album più pesante dei tempi. Alla sua uscita il gruppo ricevette una moltitudine di accuse da parte dei media, per lo più simpatie naziste. La causa fu proprio Angel of Death, oggetto di forti controversie ancora oggi. A causa dei suoi contenuti scabrosi trovò difficoltà ad essere pubblicato. Ehi, qualcuno ha parlato di Rain in Blood per caso? Ma secondo voi no, adesso no.
così col bene che ve voglio. Volete veramente che vi dica qualcosa su st'album? Cioè, veramente, vedevo di cosa ne penso. Allora, va, vi dico una cosa sola, una ve la dico però, una ve la dico, perché effettivamente solo il fatto di trovare Angel of Death e Raining Blood nello stesso album, basta quello, basta veramente quello. Cioè, non vi dico altro, perché... Cioè, si commenta da solo, raga, si commenta da solo Raining Blood. Cioè, comunque, a parte questo, per quanto riguarda le accuse di satanismo e nazismo e tutto ciò che c'è di peggio dei Slayer, ne parleremo proprio in un video a parte, perché sennò ci sto fino a domani. La Columbia Records all'inizio rifiutò di pubblicare l'album a causa della canzone Angel of Death. L'album è poi stato distribuito dalla Geffen Records il 7 ottobre 1986. Tuttavia, a causa della controversia, non è apparso nel programma di rilascio della Geffen. Nonostante non abbia ricevuto alcuna trasmissione radiofonica, Raining Blood diventò il primo album della band ad entrare nella Billboard 200, piazzandosi al numero 94, e fu il loro primo album disco d'oro. Fu quindi il momento del tour mondiale chiamato Raining Pain, con gli Overkill negli Stati Uniti e i Malice in Europa. Poco dopo Dave Lombardo uscì dal gruppo, rilasciando una tale dichiarazione: «Non stavo facendo soldi. Ho pensato che se lo avremmo fatto professionalmente o con un'etichetta maggiore, volevo pagare l'affitto e le bollette». Per continuare il loro tour chiamarono Tony Scaglione dei Whiplash. Finito il tour però Lombardo tornò a suonare, anche grazie alla moglie che lo riuscì a convincere. E per fortuna, oserei dire, è tornato Dave Lombardo, anche perché, voglio dire, Dave Lombardo è una figura proprio... Non ci sono proprio santi, cioè proprio fondamentale, cioè, anche perché lo dice anche Gary King in un'intervista che ho trovato, che in poche parole l'intervistatore, adesso non mi ricordo come si chiama, gli dice: strano perché gli altri membri dei Whiplash chiamano Tony il re della doppia cassa e Kerry, ma secondo me deve ancora esercitarsi molto. In ogni caso penso che Dave Lombardo, sempre l'intervistatore qui, in ogni caso penso che Dave Lombardo non abbia rivali nel suo campo, è il migliore thrash drummer in circolazione. E Kerry King risponde: sicuramente è il migliore e non ci sono dubbi. Io qui, cioè, non aggiungo altro, perché effettivamente è così. Nel 1988 viene pubblicato il quarto album, South of Heaven. Esso segnò un altro cambiamento importante. Vennero rallentate le ritmiche e venne dato anche un piccolo spazio alla melodia, mantenendo però il sound sempre incisivo. La composizione dei brani, dal punto di vista dei testi, vide un'importante partecipazione di Tom Araya. Il disco ebbe un ottimo riscontro, entrò al numero 57 della Billboard 200 e fu il loro secondo album a ricevere la certificazione d'oro negli Stati Uniti. La risposta della stampa, per quanto riguarda l'album, è stata mista, con Allmusic che ha citato l'album come inquietante e potente. Kim Nelly, invece, dei Rolling Stones, lo ha definito come... sciocchezze sataniche veramente offensive. Kerry King, infine, ha detto che... quell'album è stata la mia performance meno brillante, anche se Araya lo ha definito un fiore tardio che alla fine è cresciuto sulle persone. Gli Slayer andarono poi in tour dall'agosto del 1988 al gennaio dell'89 per promuovere appunto South of Heaven, supportando Judas Priest negli Stati Uniti nel loro tour Rami Down e girando in Europa con Nuclear Assault e negli Stati Uniti con Motorhead e Overkill. Certo che ora ci stavo pensando, no? Overkill e Motorhead nello stesso palco è un po' un conflitto di interessi. No, a parte le cazzate. E pensate che Nuclear Assault, questi sono i bei ricordi che ho con sto gruppo, li ho portati 12 anni fa, pensate, sono passati già 12 anni, nella tesina della maturità,
e tanta roba, perché parlavo del nucleare. Ai tempi, nel 2010, c'è stato il referendum sul nucleare. Detto questo, niente, due paroline su South of Heaven, così almeno chiudiamo il cerchio. South of Heaven è un gran CD, un grande album. Come ha detto Don Maraia, è stato un po' un fiore tardivo, sì, è vero, che però comunque ci è voluto un po' magari per capirlo. Però devo dire che effettivamente è un grandissimo album, molto più tecnico, più metodico, più bello da ascoltare, cattivo al punto giusto. Cioè, è un signor album, e devo dire che va ascoltato con calma, diciamo, va capito. Devo dire che se ne devo scegliere una dell'album, forse la mia preferita è South of Heaven. Veramente incredibile quella canzone. Signori, niente, detto questo, io non posso far altro che ringraziarvi se siete arrivati fin qui a vedere il video. E se effettivamente vi è piaciuto il video, e comunque pensate che il mio bucio di culo che mi sono fatto per montarlo e per tutto quanto sia riconosciuto, ecco, diciamo così, mettete un bel mi piace, perché se pensate che me lo merito dopo tutto quanto, direi che un bel mi piace ci sta tutto. E altra cosa, giustamente, se avete visto due o più video ancora non vi siete iscritti al canale, io vi consiglio di iscrivervi. Se comunque ve li vedete i video, iscrivetevi, solo perché almeno non ve li perdete i prossimi, anche perché se questo video vi è piaciuto e volete sapere come va avanti, almeno non ve lo perdete. Detto questo, signori, io veramente vi ringrazio di cuore per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, se tutto va bene, spero che tutto vada bene. E niente, potete seguirmi anche su Instagram, così almeno se in caso dovesse succedere qualcosa vi aggiorno in tempo reale lì anche. Signori, di nuovo, grazie di tutto. E ci si becca a un prossimo video. Ciao a tutti.